La difficoltà la pasta per oltre 50 anni in Italia è stata la sua. Originario di San Cipriano Picentino, Giuseppe Amato, cavaliere del lavoro, avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 21 settembre. Nel 1951, insieme allo zio Antonio, rilevò la più antica casa di pastai salernitane, la Rinaldo e CSA, fondata nel 1868, e si lanciò così nell'avventura imprenditoriale, abbandonando la tradizione centenaria di famiglia del commercio e costruendo l'azienda leader in Italia nella produzione di pasta e derivati del grano tenero e duro. Il papà Emiliano, il nonno, il bisnonno erano commercianti di generi alimentari. Tutta la sua famiglia, da parte del padre ma anche da parte della mamma, Nicoletta D'Ascoli, era originaria di San Cipriano Picentino. Giuseppe Amato inizia a lavorare prestissimo, alternando gli studi al lavoro nell'azienda commerciale di famiglia. Erano gli anni del dopoguerra. Gli alleati diedero all'azienda della famiglia Amato l'incarico di distribuire le derrate con il sistema del tesseramento. Nel 1951, come dicevamo, inizia l'attività industriale nel settore dei molini e pastifici. Giuseppe Amato e lo zio Antonio partecipano al riammodernamento di due antiche case di pastai che erano in crisi, il molino pastificio Rinaldo ed il molino pastificio Scaramella. La sfida era quella di unire il fattore industriale a quello della distribuzione. Una delle due case, la Rinaldo e CSA, divenne Rinaldo e Amato per essere poi assorbita nel 1958 nella Antonio Amato e C Molini e Pastifici in Salerno, S.P.A. E negli anni 50 e 60, con Menna sindaco, il pastificio Amato costruì la sua fortuna. Il momento più bello, ricordava spesso il cavaliere, quando negli anni 60 fu costruito il nuovo stabilimento che costituì un vero e proprio modello organizzativo e industriale in Italia. Poi un altro momento significativo, negli anni 80, col trasferimento nella zona industriale. Il resto è storia recente, l'inchiesta, il crack del pastificio, poi rilanciato dall'imprenditore Di Martino, il processo, le divisioni familiari, in particolare con nipote Peppino Junior. Il cavaliere Amato vantava una lunga militanza nell'Associazione degli Industriali. Nel 1969 fu il primo presidente della neonata Unione Industriali Pastai Italiani. Ha più volte ricoperto la carica di presidente di Assindustria Salerno, oltre ad essere stato presidente della Federindustria Campana e membro della giunta di Confindustria. Negli anni Ottanta fu l'elemento di punta della finanziaria salernitana, la società che rilevò la Salernitana Calcio, poi storico sponsor della squadra granata.